E così terminammo il processo di classe di Ogami. Terminato il processo di classe di Ogami, tornammo all'Accademia Kyubugamine. Faccio una previsione, il regalo di oggi sarà quello che rimane di Alter Ego. Ma la storia non finì lì. Alcune ore dopo, che succede? Tornammo nelle nostre stanze e la notte calò. Chi è che suona? Posso avere la vostra attenzione, prego? In questo momento sono le 22. Il periodo notturno è ora in vigore. La mensa adesso è off limits e la porta sarà bloccata temporaneamente. E con questo auguro a tutti una buonanotte, sogni d'oro? La notte calò e scivolai nel sonno. Un sonno molto, molto profondo. Ma anche stavolta la mia giornata non finì qui. Una voce. Sento una voce. Chi? Svegliati. Svegliati! Ah. Con la mente ancora annebbiata aprì le mie pesanti palpebre. Kirigiri? Sì, proprio io. Oh, Kirigiri? Sono io, ho detto. Ah, ok, sei Kirigiri. Cosa? Il mio corpo scattò automaticamente in avanti. Che ci fai qui? Sono qui per svegliarti. Per svegliarmi? Come sei entrata qui dentro? La porta non era chiusa a chiave, sei il solito sbadato. Cosa? Mi prendi in giro? È vero, non fare quella faccia sorpresa. Che ore sono? Le 3 di notte, ovviamente. Le 3 di notte? Per quale motivo Kirigiri mi ha svegliato nel cuore della notte? Che è successo? No, sbagliato. Che ci fai qui a quest'ora? Ho un piccolo favore da chiederti. Cosa? Un favore? Di che hai bisogno? Ricordi cosa ha scritto Gami alla fine della sua lettera d'addio? Non intendo morire senza prima passare all'azione. Ho già sparato il primo colpo che porterà alla tua rovina. Mi piacerebbe capire cosa intendesse dire. Capire cosa intendesse dire? E come? Appena ebbi finito di dirlo, Kirigiri si sporse in avanti, portando le sue labbra accanto al mio orecchio. La sala elaborazione dati al quarto piano. Eh? Ci vediamo lì. E detto questo, si diresse alla porta. Eh? Le sue parole risuonarono più volte nella mia mente, ancora assonnata. La sala elaborazione dati al quarto piano. Non era bloccata. Boh? Percorsi lentamente i bui e vuoti corridoi della scuola, dirigendomi al quarto piano. E quando arrivai alla sala elaborazione dati, Kirigiri non è qui. Strano, mi ha detto che ci saremmo incontrati qui. Forse è già dentro. Afferrai la maniglia e provai ad aprire la porta. Senza successo. Provai svariate volte, ma niente da fare, è ancora bloccata. Allora, che è successo a Kirigiri? Perché mi ha detto di venire qui? Oh, Monokuma. Ehi, che stai facendo? Ah! Lo sai che è vietato forzare le porte bloccate? Stavo solo. Stai per dire che non volevi forzarla? Beh, che altro potevi star facendo? Guarda che ti ho visto! Sono venuta ad avvertirti, la stai scuotendo troppo forte, sai? Sei sonnambulo o cosa? Non proprio. Comunque sono le 3 di notte, guarda che anch'io ho bisogno di dormire. Smetti di cazzeggiare in giro e porta il tuo culo nel letto. Che sta succedendo? Cos'è questo baccano? Kirikiri? Ah, anche tu qui? Andate a letto tutti e due, dopo quel processo di classe sono stanco morto. Capisco. Andiamo, Noeji. Eh? Mi hai sentito? Ce ne andiamo. Non capisco cosa stia succedendo. Non pensarci, andiamo. Va bene, va bene. Andate via, sciosho! Così come mi era stato ordinato, tornai al dormitorio con Kirigiri. E una volta arrivati,
Buonanotte, Naeji. Aspetta un attimo. Cos'è questa storia? Mi svegli nel cuore della notte, mi dici di andare in una stanza chiusa a chiave, arrivi in ritardo e poi te ne vai senza aver concluso nulla. Qual era lo scopo di tutto questo? Non è nulla. E come al solito ecco cosa ottengo come risposta, non che mi sorprenda in realtà. Buonanotte, Naeji. Notte. Ma proprio mentre stavamo per tornare alle nostre rispettive stanze, quando Kirigiri mi passò accanto, Mukuro Ikusaba. Eh? Kirigiri sussurrò queste parole al mio orecchio. Mukuro Ikusaba, la 16ª studentessa nascosta in questa accademia. La ragazza che chiamano super ultra disperazione liceale. Wow. Attento a Mukuro Ikusaba. Capitolo 4. All apologize. Fine. Rimaniamo in 6. 7? Ah, 7 perché c'è un altro. Avevo indovinato. Alter sfera. Simpatico.